questa nona edizione del Salone si basa molto sulle azioni concrete. Devo dire che non abbiamo sentito solo dichiarazioni di principio, ma progetti reali e la volontà reale di contribuire alla rinascita sostenibile. Un po' perché il titolo non è un auspicio, ma è un obbligo, cioè non possiamo rinascere altro che sostenibile, questo gli inglesi l'hanno capito. Mi fa piacere ricordare che questa è la nona edizione con 231 protagonisti. Da un'indagine statistica che abbiamo condotto in diversi paesi, intervistando circa 4.000 persone, risulta che le persone spesso si fermano al lato d'acquisto a quello che leggono sul packaging o comunque che sentono in pubblicità. E quindi da una parte c'è la volontà di andare avanti migliorare le performance ambientali e l'impatto eco-friendly dei prodotti, ma dall'altra bisogna che questo sia provato e verificato sul campo dal lavoro, per esempio, delle organizzazioni dei consumatori. Piattaforme online per il waste sono fondamentali. Attualmente ci sono diversi progetti su questo, anche aziende, grandissime aziende, hanno investito su piattaforme online per il waste. Possono rappresentare una grande opportunità per mettere in contatto la domanda e l'offerta di waste. Beh, tutela degli animali in termini di sostenibilità, ci sono sicuramente delle aziende che stanno facendo delle scelte concrete e coerenti rispetto a quelli che sono i valori sempre più diffusi nella nostra società e quindi anche dei consumatori, di rispetto degli animali anche nelle produzioni moda e in modo coerente. Dall'altra parte ci sono purtroppo delle aziende che, anche se fortemente focalizzate sulla sostenibilità, rispetto alle produzioni di materiali, quindi l'approvvigionamento, la tipologia di materiali, ancora si affidano alle produzioni animali e soprattutto ancora utilizzano prodotti di pelliceria. La regolamentazione del settore del fast fashion sulle tematiche legate al cambiamento climatico ad oggi forse la vedo ancora un po' lontana. Quello che invece vediamo noi in Carbonsync nella pratica è l'opportunità da parte delle aziende di posizionarsi su questi temi e affrontarli in chiave di business. Il problema con i consumatori è creare bonding, cioè creare una relazione un po' più vicina che non sia soltanto di tipo commerciale, ma cercare di comunicare ai consumatori quale sia la visione dell'impresa, in questo caso non parliamo di sviluppo sostenibile, in cui essi ci si possano ritrovare, in cui possono ritrovare dei loro anche benefici. E questo crediamo definisca oggi la differenza, la novità del nostro approccio, capace sia di conquistare nuovi consumatori alle passi consumatori sostenibili, sia di fare dei consumatori i primi ambassador di un cambio di stile di vita che segna la sostenibilità. Noi ci occupiamo di sviluppare tool digitali a supporto delle metodologie di sostenibilità, quindi aiutiamo le aziende a essere più efficaci ed efficienti tramite la tecnologia, sia nella parte di coinvolgimento degli stakeholder sia e nella parte di relazione, di gestione della relazione con gli stakeholder, sia nelle attività più squisitamente ad uso e consumo delle unità di sostenibilità delle aziende, quindi la redazione di bilanci di sostenibilità e analisi di materialità e quant'altro serve.